Buongiorno a tutti, grazie Sindaco, un saluto a tutte le autorità civili e militari presenti, un bel segnale questo ritorno alla Fiera di Acqualagna, sicuramente una bella notizia di un pseudo ritorno alla normalità. Confartigianato dal 2016 sostiene questa iniziativa, tra l'altro porto anche i saluti della Camera di Commercio del Presidente che oggi purtroppo non è potuto essere qui, perché è un progetto, quello di Confartigianato, di mettere in filiera, contaminare e far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Il Vicepresidente della Regione, nella conferenza stampa che ha anticipato questa iniziativa, si è posto come obiettivo di portare il tartufo come un bene conosciuto in tutto il mondo e promuovere il nostro territorio. Quello che sta cercando di fare Confartigianato con un progetto che si chiama La Via Maestra, che è presente dal 2016 a Qualagna, e quindi noi inaugureremo uno stand dove sarà presente l'eccellenza dell'artigianato artistico. Questa è una regione bellissima, è una regione che va fatta conoscere, con tante eccellenze che noi cerchiamo sempre maggiormente di far conoscere assieme, di vendere, diciamo, e promuovere questo nostro prodotto senza la presunzione di avere una ricetta vincente, ma sicuramente la ricetta è quella di far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Quindi credo che avremo anche un video che rappresenta il territorio, l'artigianato artistico, e poi un ultimo messaggio alla fine. Una inaugurazione che rappresenta anche un momento di ripartenza, ma pure un'occasione per premiare con un riconoscimento tutti coloro che si sono impegnati in questo periodo difficile. Sicuramente oggi abbiamo un segnale positivo, un inizio di ripartenza di una pseudo normalità. Confartigianato da 2016 presenta questa iniziativa di valenza nazionale che giudichiamo veramente bene nella logica di promuovere il nostro territorio. Crediamo che vadano valorizzate le imprese. Qua ad Acqualagna abbiamo delle eccellenze di livello internazionale, quindi l'idea è quella di far conoscere il nostro territorio, le nostre eccellenze, la contaminazione, quindi anche con l'artigianato, e quindi questa è l'occasione di premiare quattro realtà che si sono distinte in questa pandemia non solo nel saper presagire il cambiamento in tempi veloci, ma soprattutto sapendo sfruttare una risorsa, quella del tartufo, abbinandola alla trasformazione ma anche alla somministrazione, quindi un'innovazione, quello che noi chiediamo alle imprese, sono un buon esempio anche per tutte le nostre imprese associate. Per l'impegno profuso, la tenacia, la passione, la caparbietà e il senso di responsabilità sociale nell'aver contribuito attivamente alla tenuta e al mantenimento del sistema economico locale e allo sviluppo del territorio. Il premio Confartigianato Via Maestra, a te Vittorio per la presentazione delle nostre imprese. Grazie, grazie segretario, grazie sindaco.
Allora, la prima impresa che vogliamo premiare e consegnare il riconoscimento è Acqualagna Tartufi, nella persona di Emanuela Bartolucci e Davide Possantini, direttore marketing di Acqualagna Tartufi. Bene. La seconda premiazione, la seconda azienda, Tartufi Tofani, nella persona di Stefania Tofani. Allora, Tartufi Tofani è, come sappiamo tutti, ormai un'impresa storica di Acqualagna che opera con passione nel settore e che, come le altre attività imprenditoriali di Acqualagna, molto spesso è impegnata anche nei mercati internazionali, ovviamente, in cui opera e in cui in questo periodo, come peraltro anche Acqualagna Tartufi, ha implementato l'impegno, pur essendo, diciamo, colpita da la pandemia, come tutte le imprese, insomma, del territorio del Tartufo, non ha smesso di comunque curare i rapporti anche internazionali sui mercati, insomma, esteri. Ecco questo. Grazie Stefano. Terza azienda che andiamo a premiare è Marini Tartufi, Marini Azzolini Tartufi, Giancarlo Marini, altra realtà imprenditoriale storica di Acqualagna che si è contraddistinta anche appunto nel periodo di pandemia per aver assicurato come dire, la tenuta, come diceva il nostro segretario, del sistema economico locale e anche i posti di lavoro, perché molte aziende del territorio ovviamente hanno, come tante altre realtà, hanno al loro interno famiglie, dipendenti, e quindi è stato possibile, grazie all'impegno di Giancarlo, proseguire nell'attività. Ecco, consegniamo il premio. Voglio ringraziare la Confartigianato, volevo ringraziare il Comune di Acqualagna, è un grande onore per me acqualagnese essere qui sul palco ed essere premiato. E volevo dedicare questo premio ai miei genitori che permettono con l'esempio, con il sacrificio a me e mio fratello di continuare questa attività. Abbiamo la quarta azienda che è Bernardini Tartufi. Dovrebbe essere in sala Maurizio Bernardini e Simona, ci chiamiamo sul palco. Anche la Bernardini Tartufi è un'impresa storica di Acqualagna che si è contraddistinta per l'impegno e la prosecuzione dell'attività anche in periodo di pandemia, e quindi è un altro dei nostri ambasciatori del Tartufo, del territorio, come le altre imprese che abbiamo già premiato, rappresenta appunto l'impegno artigiano di Acqualagna. Grazie a te Maurizio, grazie. La regione sta lavorando anche su un distretto del Tartufo, credete tanto in questo evento, ma è anche un patrimonio importante per fare in modo che le aziende possano crescere e competere anche a livello internazionale. Sì, noi siamo una piccola realtà fatta di piccole realtà. Aggregandoci riusciamo a far emergere il valore assoluto di tutta la regione. Ecco, abbiamo visto oggi che Confartigianato ha premiato anche le aziende che si sono distinte in questo anno e mezzo davvero difficile, quindi è importante il contributo che danno all'intero territorio e all'economia regionale. Sì, la competitività è sempre fatta dal valore che tutti riusciamo a mettere. Il fatto di premiare le aziende significa riconoscere quanto è stato fatto, ma è anche un'opportunità per fare sintesi e ripartire verso una sfida comune, che è quella della competitività, della promozione e di restituire un'opportunità economica importante ad una terra che ha una potenzialità enorme. Oltre ad una storia che viene raccontata e tramandata. Oltre ad una storia di eccellenze che viene raccontata e tramandata. Ed ora ci spostiamo negli altri spazi della fiera per un altro taglio del nastro, quello dello stand della Via Maestra.
risultato storico, siamo davvero contenti, una grande percentuale, e quindi ringrazio tutti i cittadini che ci hanno sostenuto, che hanno riconosciuto il lavoro fatto in tutti questi 5 anni e hanno capito il nostro progetto civico e la validità del nostro progetto civico, quindi siamo davvero molto molto contenti, tutta la squadra di Fare Città. Insomma, subito all'opera quindi, già da domani? Sì, da domani ripartiremo, abbiamo tanti progetti che abbiamo avviato e che dobbiamo completare, poi ci sono tanti altri che abbiamo inserito all'interno del programma amministrativo. Quindi già da domani? Sì, da domani che dobbiamo completare, poi ci sono tanti altri che abbiamo in programma amministrativo. Quindi già da domani? Sì, da domani. Che dobbiamo completare, poi ci sono tanti altri che abbiamo. No? Ottimo. Che dobbiamo completare, poi ci sono tanti altri che abbiamo in. Ci sono tanti altri che abbiamo. Fermo così. Io qui sono il rec. Allora.
Io qui sono il rec. La Via Maestra riunisce appunto tantissimi artisti, artigiani del nostro territorio, ne vediamo una rappresentanza alle nostre spalle, ma è appunto anche una bella vetrina per loro, è importante anche per far conoscere il lavoro appunto degli artigiani delle Marche, in particolare della provincia di Pesaro Urbino e di Ancona, a tutto il pubblico. Assolutamente sì, anche perché abbiamo un patrimonio di artigianato artistico incredibile, delle eccellenze assolute non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Ci sono artigiani che addirittura espongono al Louvre o al Museo di Chartres, giusto per citarne uno. Questo è un progetto che vuole dare sostegno, visibilità e forza ai nostri maestri artigiani, anche perché il concetto purtroppo è che sono tanto in sofferenza e se non gli diamo una mano difficilmente riusciranno a uscirne. E non scordiamoci mai che l'Italia è questo patrimonio e ogni bottega artigiana che chiude è un pezzo di storia che non recupereremo più. Ecco, e in quanti fanno parte di questo progetto? Altra domanda, se è possibile entrarne a far parte. Sì, allora attualmente abbiamo più di 50 artigiani che partecipano a questo progetto e per ogni artigiano che vuole partecipare basta che contatti il responsabile di zona della Confartigianato Ancona e Pesaro e poi di lì sarà messo in contatto con la struttura che gestisce questo progetto, che ha anche un punto fisico aperto a Loreto, un emporium quindi che racchiude tutte queste eccellenze in un unico posto che è appunto l'emporium a Loreto. Ecco, come ultima battuta in poche parole, quali prodotti possiamo trovare? Allora, qui abbiamo fatto una piccola selezione di una 12-13 artigiani che spaziano dalla ceramica alla carta di Fabriano, alle litografie, al legno e a quant'altro. Nell'emporio già espongono quasi tutti i 50 artigiani, per cui qui ce n'è una piccola rappresentanza, abbiamo cercato di dare spazio a ogni segmento dell'artigianato.